Ciao a tutti, principi e principesse, e bentornati su MTV. Il video di oggi non ha bisogno di molta spiegazione, in realtà, semplicemente avevo voglia di festeggiare, diciamo, il fatto che domani, 14 maggio, sarà esattamente passato un anno dal mio primo video caricato su YouTube, quindi avevo voglia di vedere un po' delle vostre facce, quindi vi ho chiesto di farmi delle domande su Snapchat mandandomi un video in modo da potervi appunto vedere e parlare un po' con voi, anche se attraverso uno schermo, e rispondere alle vostre domande in questo modo. È passato un anno dal mio primo video, ma quante cose sono successe da quel momento. Il fatto che siamo arrivati a 80.000 iscritti da poco, io non ho più parole, non provo neanche per ringraziarvi, perché ormai sarete stupidi sentendo che vi ringrazio, perché negli ultimi mesi c'è stata un'esplosione, la nostra piccola famiglia sta crescendo sempre di più e sta diventando sempre meno una piccola famiglia, ma resta sempre una famiglia, questo è certo. E quindi un anno dopo, eccoci qua. Diamo inizio al video. La prima domanda me la manda Lea Santinelli e mi chiede: ciao Emma, volevo chiederti se potevi fare un unicorn challenge oppure qualche challenge divertente per tuo ragazzo. Ciao, ciao. Ciao, siete dolcissime, vi ringrazio tanto per questo messaggio. Vi saluto tutte e due tantissimo, vi mando un grandissimo abbraccio. La unicorn challenge, non ho idea di cosa sia, non l'ho mai sentita nominare, però prometto che mi informerò, e comunque sia, sì, di challenge col mio ragazzo ne farò sicuramente altre, perché noi ci divertiamo a filmarle e mi fa piacere che anche a voi piaccia. Vi mando un bacione grande. Il secondo messaggio me lo manda Nerina. Ciao, mi mando a te, a tutti, insomma, i soliti, grazie, ma comunque non so se risponderai, però mi piacerebbe sapere qual è la tua serie preferita. Ti ringrazio tantissimissimo, ti mando un bacione grande grande. La mia serie preferita è... no, diversa in realtà, perché io sono una fanatica di serie TV, come molti di voi sanno, e direi che le mie preferite in assoluto sono How I Met Your Mother, Pretty Little Liars, Desperate Housewives e Grey's Anatomy. Direi che sono queste quattro, però appunto sono una fanatica, ne ho viste, ne sto vedendo un sacco. In questo momento sto guardando Breaking Bad e Orange is the New Black, quindi insomma sono sempre lì che guardo qualche serie, però direi che queste sono più le mie preferite in assoluto. La terza domanda viene da Ilenia2608 e mi chiede: ti mando un bacione grande grande Ilenia. Dal passaggio dalle medie alle superiori mi sono trovata molto molto bene. Io alle medie mi sono trovata veramente male, avevo dei compagni che mi prendevano in giro, mi sono trovata malissimo con un insegnante, tanto che in terza media ho proprio cambiato scuola, quindi le mie medie, diciamo, sono state un po' particolari. Mi è piaciuto molto il passaggio al liceo, perché finalmente si possono scegliere le materie che si studiano, quindi uno può, diciamo, specializzarsi in qualche modo e studiare cose che veramente gli piacciono. Io faccio veramente fatica a studiare cose che non mi interessano, quindi è stato molto utile, perché appunto le materie che studio mi interessano e quindi le studio più facilmente, seguo le lezioni con più interesse, quindi dal punto di vista scolastico. È anche una cosa difficile, perché c'è da studiare tanto e da faticare tanto, questo è sicuro, però è stato del tutto positivo, cioè se devo dire è stato più negativo o positivo, più positivo, decisamente. Per quanto riguarda gli amici, una cosa bellissima del liceo è che ti puoi creare un po' il tuo spazio. Alle medie non so se sono solo io, ma facevo molta fatica a crearmi degli amici, era un periodo in cui tutti un po' stavano crescendo, quindi tutti guardavano molto alle apparenze, insomma era difficile stringere un legame sincero e forte con qualcuno. Invece al liceo ho trovato alcune e alcuni dei miei migliori amici in assoluto, che sono sicura che resteranno persone a cui tengo tantissimo per il resto della mia vita, quindi anche da quel punto di vista è stato bellissimo, perché ogni giorno che vado lì so che vedrò delle persone a cui tengo tantissimo e che tengono tanto a me, e quindi mi troverò anche in un ambiente positivo con delle persone a cui voglio bene e con cui sto bene, quindi è un piacere da tutti i punti di vista. Poi è un ambiente molto più libero, diciamo, delle medie, nel senso che si può girare più liberamente per la scuola, si è un po' più indipendenti nello studio, si cresce e si matura in molti sensi. Spero che quando farai anche tu questo passaggio ti troverai bene, come è stato per me. Quindi ti auguro tutto il meglio e ti mando
un altro bacione. La prossima domanda è di Io Pandacorno, che mi chiede: ciao Emma, non so se ce n'è ancora il tempo, ma volevo chiederti se farai un raduno prima o poi e se farai un altro con you. Niente, ciao! Ciao, ti mando un bacione grande incanto e ti saluto. Raduni sicuramente, io non vedo l'ora di poterli fare. E l'unico motivo perché in questo momento non li ho ancora mai fatti è perché la scelta non dipende da me. Ovviamente occorre qualcuno che li organizzi, qualcuno che si occupi della sicurezza, è una cosa che appunto purtroppo da sola non posso gestire. Però sto cercando di avere degli accordi con qualcuno che possa aiutarmi a rendere tutto questo possibile, organizzare eventi e altro dove finalmente io possa incontrarvi, e quindi spero tanto di poterlo fare presto. E per quanto riguarda l'I Call You, molto volentieri ne farò sicuramente un altro presto. La prossima domanda è di Naulara, che mi chiede: ciao Emma, ti volevo chiedere se hai mai sognato di scrivere un libro e se sì, come si intitolerebbe? Un bacione, ti voglio tanto bene. Oh, anche ti voglio tanto bene e ti mando un bacione grande grande grande. Sì, in realtà scrivere è una cosa che mi piace molto, così come mi piace leggere. Mi piaceva ancora di più quando ero un po' più piccola, magari adesso diciamo ho trovato altri modi in cui preferisco usare la mia creatività, ad esempio YouTube e i video. Però sì, è sempre stata una cosa che mi è piaciuta molto e in realtà quando ero più piccolina, cioè alle medie, ho tra virgolette scritto un libro, era più un racconto, era molto breve, che si chiamava Anni a rincorrere il tempo, titolo molto poetico. Considerata l'età che avevo, è anche scritto abbastanza bene. Non so come si chiamerebbe un altro ipotetico libro che scriverei, ma ci penserò. L'ultima domanda a cui risponderò per oggi è quella di SunnyHappy26, che mi chiede: ciao Emma, la domanda è: se avessi due biglietti per andare a New York, il secondo a chi lo regaleresti? Un bacio, ti adoro. Oh, che domanda carina. Mando un bacio grande anch'io e ti voglio tanto bene. Questa domanda è un po' complicata perché porterei chiunque a New York. Mi piacerebbe portarci tutte le persone che voglio bene, i miei genitori, riportarceli, però loro l'hanno già vista, quindi, e non ci terrebbero neanche così tanto, quindi dai. Forse non per loro, però ce li porterei volentieri con me. Idem con Lele, mi piace un sacco viaggiare e vorrei fargli vedere New York, che è la mia città, con tutta me stessa. Ma se devo scegliere una persona a cui regalare il secondo biglietto, sarebbe sicuramente Alice, che è la mia migliore amica nel mondo intero. La conosco da 17 anni, dal giorno in cui è nata, e abbiamo in comune questa passione per New York da sempre, e dico davvero da sempre, da quando eravamo alle medie. Parliamo di andare a vivere a New York insieme un giorno in futuro e lo sogniamo da sempre, quindi se dovessi portare una persona con me sarebbe sicuramente lei, sempre e comunque. Però ci porterei volentieri tutti quanti, perché per quanto New York sia la mia città e sia il mio amore, non sarebbe la stessa cosa se dovessi stare lontana dalle persone che amo. Mi dispiace ovviamente per le persone a cui non ho risposto, ma mi avete mandato un sacco di domande, quindi farò sicuramente altre volte video del genere se vi piacciono. Grazie a tutti per le domande, davvero siete troppo dolci e vi voglio tanto bene. E sì. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao! Al prossimo video!